tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Erika e torno con un book haul. Nell'ultimo video vi avevo detto che non avrei più fatto entrare in questa casa libri. Non lo dico più, ok? Basta, è inutile, perché tanto è inutile per me. Oltre ai libri che mi sono arrivati, stupendi, che ho già letto, che devo ancora leggere dalle case editrici, poi mi sono addentrata in un book crossing nel quale ho preso diversi libri e poi all'usato ho riacquistato. Era tantissimo però che non andavo e ho intenzione anche di farmi un altro giro. Vabbè, iniziamo subito. Vi voglio anche aggiornare sulle mie letture attuali che ho in corso. Una è Luce d'estate ed è subito notte di quest'autrice islandese, autore, oddio, io, autore, scusate, islandese, di Hyperborea. Questa casa editrice mi ha gentilmente mandato una copia, questa copia, e ho letto, sono già 218, alla pagina 218. Sono quasi giunta al termine, non vi dico nulla, vi dico solo che mi sta piacendo, poi ve ne riparlerò. Anche nel wrap up vi devo parlare dei libri letti a luglio, che sono stati, ahimè, solo tre, però poche letture ma buone, poi ve ne parlerò. E l'altra lettura che sto portando avanti è questa di Laura Imai Messina, Quel che affidiamo al vento, che ho ricevuto in scambio. Anche questo, qui sono arrivata a 138, pagina 338, mi sta piacendo anche questo. Dunque, due belle letture sto facendo. Veniamo comunque al succo del video. Mi è arrivato da Einaudi, da Lorenzo Marrone, il suo nuovo romanzo, Le madri non dormono mai. Non vedo l'ora di terminare uno dei due libri per iniziare questo, che ne ho sentito parlare bene, bene, bene. E non vedo l'ora. È una storia di un bimbo di 9 anni, molto buono, che è deriso da compagni per cose stupide, per gli occhiali, perché ha piedi piatti, per la pancia. Lo prendono in giro, ma questo per lui non ha importanza, perché sua mamma è stata arrestata, è in carcere. È mandata insieme a lui in un ICAM, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. E lì questo ragazzino acquista la sicurezza in se stesso, si fa anche degli amici. Bello, secondo me è molto bello. Mi piace molto leggendo questa trama. Promette, promette bene. Non vi dico più nulla, poi ve ne parlerò meglio dopo averlo letto. Passo agli altri perché ne ho tanti da farvi vedere. Allora, ho trovato all'usato di un romanzo di Sara Rattaro, Niente è come te. Di lei che cosa ho letto? Allora, mi incuriosirebbe molto leggere Splendi più che puoi, però ho trovato questo, non credevo di essere speciale. Ma tu hai lottato per me e ora saremo una famiglia. Non ho letto le trame, l'ho preso al volo, l'ho trovato a 2,55 euro. Però vi leggo uno stralcio di trama. Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie. Tutto il mondo di Margherita era chiuso in quelle poche cose. In spalla il suo adorato violino e tra le mani un biglietto aereo per una terra lontana, l'Italia, la terra dove è nata e che non rivede da quando è piccola. Ma ora è lì che deve tornare, perché a quasi 15 anni Margherita ha scoperto che a volte è la vita a decidere per noi, perché c'è qualcuno che non aspetta altro che poterle stare accanto, Francesco, suo padre. Il suono assordante dell'essenza di Margherita ha riempito i soggiorni per 10 anni, da quando sua moglie è scappata in Danimarca con la loro figlia senza permettergli di vederla mai più. Francesco credeva fosse solo un viaggio, non avrebbe mai pensato di vivere l'incubo peggiore della sua vita, eppure ora che Margherita è di nuovo con lui è difficile ricucire quello che tanto tempo prima si è spezzato.
Francesco ha davanti a sé un'adolescente che si sente sbagliata perché a scuola è isolata da suoi compagni, ma Francesco giorno dopo giorno cerca la strada per il suo cuore, una strada fatta di piccoli ricordi comuni che riaffiorano perché le cose più preziose come l'abbraccio di un padre si possiedono senza doverle cercare. Parla di questo rapporto padre-figlia. Bello, bello. Deve essere bello. Poi ho trovato un saggio, Uscire dalla paura, rompere l'identificazione col bambino emozionale. Edizione Feltrinelli, di Krishnananda. È uno psichiatra, laureato a Howard all'Università della California e fa parte della Osho Academy. Dei gruppi di Osho di crescita personale e sono curiosa, altrimenti non, tutti questi libri sono curiosissimi, altrimenti non li prendevo. Anche questo 3 euro, tutti pagati 2-3 euro, non di più. Poi ho voluto prendere di Antonio Tabucchi, edizione Feltrinelli, Viaggi e altri viaggi. Di Tabucchi non ho letto ancora nulla, ho da leggere Sostiene Pereira, ancora devo leggerlo, prima o poi lo leggerò. Qui si parla di viaggi, lui è un viaggiatore e ci racconta dei suoi viaggi qua non so quali viaggi lui ha percorso perché non ho visto. Kyoto, vedo. Tutti i viaggi che ha fatto credo siano Bombay, l'India. Mi piacciono i libri dove si viaggia perché proprio mi fanno viaggiare con la mente. E poi so che lui è un grande scrittore. Poi ho preso un altro saggio, Le emozioni sono intelligenti, sempre di Edizione Universale Economica Feltrinelli, di Gianfranco D'Amico. Una lettura non soltanto costruttiva ma anche molto divertente. Si parla di emozioni, vi è uno stretto legame che unisce emozioni e ragione che rende l'intelligenza non prerogativa del pensiero, ma di tutto il nostro corpo biologico. Non può esistere intelligenza senza emozioni. Ci insegna quest'autore a governare le nostre emozioni in modo tale da averle sempre alleate ma nemiche. E lo fa proponendo un lavoro su se stessi con esercizi e simulando un'intervista finale a una guida inaspettata e indimenticabile. Heidi, oh, che bello, Heidi. Di qua, Uscire dalla paura affronta, non vi ho detto di cosa parla, affronta il problema di come trasformare i nostri vecchi modelli di comportamento negativi per portare amore e gioia nelle nostre vite. Comunque due saggi ho trovato, mi piacciono molto a me, oltre che romanzi di narrativa anche saggi, li leggo molto molto volentieri. Poi ho trovato questo romanzo Madre del riso di Rani Manica, che avevo rivisto ma non avevo preso nei vari mercatini che giro, questa volta ho detto lo prendo. Qui si parla, siamo in Malesia, terra che conosco abbastanza bene perché ho vissuto là io un anno e mezzo circa. Comunque, Lakshmi trascorre l'infanzia libera e spensierata nell'intatta natura delle isole di Ceylon. Niente e nessuno l'ha preparata a un cambiamento per lei incomprensibile. Sposare a soli 14 anni un uomo molto più vecchio e trasferirsi in una terra, la Malesia, davvero troppo lontana. Lakshmi si trova così, non so se si pronuncia così, si trova così a doversi costruire un mondo da sola, senza l'appoggio del marito, con tutte le difficoltà di una madre, costretta a guadagnarsi giorno per giorno una dignitosa sopravvivenza. La durezza e la passione di quegli anni creano un'indimenticabile figura di donna, e lei, la madre del riso, forte e magica, complessa e misteriosa, moderna, ma legata a tradizioni millenarie. Sono vicende familiari che si snodano, che percorrono tutto il Novecento, fino a costruire un affresco in cui si intrecciano l'amore assoluto, l'ansia di vendetta, la paura di riscatto sullo sfondo dell'occupazione giapponese della Malesia. Che bello! In questa edizione ho trovato Oscar Mondadori, credo sia vecchia, però molto bello credo che sia. Poi finalmente ho trovato, per la mia felicità, un libro che mi mancava di Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio.
mi mancava questo. L'ho trovato anche in questa bellissima edizione copertina rigida, credo sia Mondadori. Di lui ho letto Un indovino mi disse, che mi è piaciuto molto, e anche un altro giro di giostra molto bello. E non vedo l'ora di leggere questo. Qui sempre molto belli i suoi libri. Questo libro è un testo unico che racchiude tutti i suoi libri precedenti, ecco per l'appunto, ma anche li precede e li supera. Se mi chiedi alla fine cosa lascio, lascio un libro che forse potrà aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo migliore, a godere di più della propria vita, ta a vederla in un contesto più grande come quello che io sento così forte. Bello. Poi ho trovato un altro saggio, un altro libro di crescita personale, Calma la scimmia che hai in testa, come eliminare ansia e insicurezza per riprendere il controllo della propria vita, di Giunti Editore. Questo credo che sia uscito di recente, infatti questo anno nuovo, trovato a 2 euro. E di cosa parla? La teoria della mente scimmia nasce dall'idea buddista secondo la quale ognuno di noi ha nella propria testa una scimmia che si agita, strepita e spesso reagisce in maniera eccessiva a quello che ci succede, generando in noi una notevole sofferenza psichica. Per condurre una vita serena e appagante è dunque indispensabile saper gestire la nostra scimmia interiore, ed è proprio questo che l'autore si propone di insegnarci con l'ausilio dei preziosi strumenti messi a punto nella sua carriera di mind coach. Deve essere molto carino. Don McPherson, l'autore di questo libro. Questa è stata la trancia al mercatino dell'usato. Vediamo i libri che ho preso al Book Crossing. Allora, ho trovato edizione Einaudi Ragazzi, vecchissima, di Bianca Pizzorno, extraterrestre alla pari. Da 10 anni in poi, lo lascerò alla mia bimba quando saprà leggere. Parla di questo bambino in casa Olivieri, c'è un ospite eccezionale, Mo, un bambino del pianeta Deneb. Bambino o bambina? La piccola differenza tra terrestri e denebiani, infatti, è che non si scopre il loro sesso prima dei 20 anni. Ma che questa piccola differenza crea delle difficoltà. Pare che sulla Terra essere un maschio o femmine determini ogni aspetto della vita, anche di quella dei piccoli. Questo romanzo è capace di far ridere e far pensare, e ci mostra quante contraddizioni e quanti pregiudizi si annidano nell'educazione delle bambine e dei bambini, quante volte sia difficile scegliere ciò che si vuole diventare quando tutti ti dicono chi sei. Per la mia felicità ho trovato un libro che non avrei mai pensato di trovare, Stephen King. Ossessione, un libro che non è stato più pubblicato da lui, che tutti i fan di King cercano e non trovano. Se me lo rivendo, questo ci faccio soldi veri, però io non me lo vendo, me lo tengo e me lo leggo perché è un tesoro per me. Poi in questa edizione, tra l'altro, non so a che anno risale, al 77, 80, no, 88 di Bionpiani. Mamma mia, un tesoro tra le mani. Solo chi ama King può capirlo. Ossessione, non so neanche di cosa parli. Di Charlie, che è un ragazzo come tanti, sua madre è un intellettuale, suo padre è un militare, un tipo duro, vive tutte le piccole e grandi tragedie dei bambini ipersensibili, sballottati da una mamma iperprotettiva e un genitore troppo severo. Ma nel cervello di Charlie qualcosa reagisce in maniera abnorme alle sfide, alle ingiustizie della quotidianità di provincia, fatta di bravate tra ragazzi e di vagheggiate avventure con adolescenti civette. Una mattina la sua rabbia esplode nella sua classe al liceo cittadino. Se hai una pistola e un pugno, molti sono disposti a starti a sentire, puoi dire e far confessare cose che altrimenti resterebbero sepolte nel segreto delle anime meschine, terrorizzati da quel che penserebbero i vicini. Segreti di sesso, di sangue, di odio vengono alla luce. Tutti si tolgono la maschera e l'ossessione privata di Charlie, il suo dibattersi alla ricerca di un senso, di una giustizia, diventa un'ossessione collettiva che coinvolge una classe intera. Qualcuno ci rimetterà la vita, qualcun altro la reputazione, qualcun altro ancora la sanità mentale, ma l'avventura vissuta con Charlie agirà su tutti come potente catalizzatore per scatenare la follia nascosta nel profondo, per guardare in faccia il male. Guardate la copertina, stupendo.
Poi che cosa ho trovato? Ho trovato di Concita De Gregorio, di questa piccola biblioteca Oscar Mondadori, Malamore, esercizi di resistenza al dolore. Qui si parla di violenza sulle donne, di donne, e mi interessa molto l'argomento. Deve essere molto bello anche questo. Trasformare, come trasformare il dolore, a che cosa serve il dolore, fare una forza, le storie, qui è una raccolta di storie di queste donne, cosa ci induce a non respingere, anzi a convivere con la violenza, perché sopporta chi sopporta e come fa, bello, mi interessa. Poi di Perborea ho trovato Nesho, Storie di Amsterdam. Io adoro questi libri di Perborea. La vita, grazie a Dio, non mi ha insegnato quasi niente. Curiosa di addentrarmi in queste storie di Amsterdam e deve essere bello. E vedremo. Poi ho trovato di Alice Sebold Lucky. Io ho letto di lei, ho letto Amabili Resti, un libro che mi è rimasto nel cuore. Mi è piaciuto un sacco e appena ho visto questo l'ho preso. Qui si parla sempre di violenza. Chi dice che preferirebbe lottare fino alla morte piuttosto che farsi violentare è un idiota. Parlando di scalate, di traversate burrascose, certa gente dice di essere diventata tutt'uno con la montagna e con l'acqua. Ci insegna. Dal buio della galleria abbandonata, cosparsa di cocce e bottiglie rotte, dove è stata violentata quando aveva 18 anni, Alice Sebold ci insegna una sconvolgente rivelazione. Quindi è proprio il suo racconto? Non so se. Eh sì, è proprio la sua storia, condannata dalla violenza, alla solitudine, alla discriminazione, costretta a vivere in un mondo che ha solo due colori. Rovinata agli occhi di familiari, amici e fidanzati, riuscirà con coraggio a superare prove durissime per vivere in un mondo dove orrore e amore convivono. Wow, non lo sapevo, non avevo letto niente di questo romanzo. Ero all'oscuro. Poi ho trovato, qui mi addentro in un libro che non. Vado fuori dalla mia comfort zone. Collasso di Jared Diamond, come la società scelgono di morire o vivere. Un saggio. Lui ha scritto, autore di Armi, Acciaio e Malattie, libro che io non ho letto, e qui racconta praticamente: i turisti del futuro visiteranno forse i resti arrugginiti dei grattacieli di New York, proprio come noi oggi ammiriamo le macerie delle città Maya. Storie meno tragiche come quelle dell'Islanda e del Giappone, storie di vincitori vinti come i casi della Repubblica Dominicana e di Haiti, storie dell'esito ancora incerto come quelle della Cina e dell'Australia. Le risposte di Collasso sono equilibrate e mai catastrofiche, ma comunicano tutta l'urgenza di scelte non più differibili se vogliamo continuare ad ammirare con serenità le rovine di chi ci ha preceduto. Deve essere molto molto interessante, ma anche bello, bello tosto, che è un bel mattone. Vedremo se farà al caso mio, però voglio leggerlo. Poi ho trovato, questo doveva essere mio, Michael Bussin Nymfe Nere, perché l'avevo già visto all'usato, ma quella volta non l'avevo preso. Poi mi ero pentita perché comunque avevo letto recensioni molto positive di questo romanzo, un giallo, che si svolge in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande pittore impressionista Claude Monet. Una serie di omicidi rompe la calma della località turistica. L'indagine dell'ispettore ci conduce a contatto con tre donne. La prima ha 11 anni, Fanette, è appassionata di pittura, la seconda Stefania, la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è una vecchia acida che spia i segreti dei suoi concittadini da una torre. Al centro della storia una passione devastante attorno alla quale girano le tele rubate o perse di Monet, tra le quali le ninfe nere che l'artista avrebbe dipinto prima di morire, rubate o perse come le illusioni quando passato e presente si confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo. Un romanzo noir che ci porta dentro un labirinto di specchi in cui sta al lettore distinguere il vero e il falso. Ve ne parlerò appena lo leggerò.
se l'avete letto o se avete letto qualche libro di questi, voi nei commenti fatemi sapere, perché voglio sapere cosa ne pensate. Poi ho trovato Doris Lessing, Il sogno più dolce, uno dei suoi più famosi romanzi, che io non ho letto nulla di lui, ahimè, e voglio iniziare proprio da questo. Il potere del sogno e il prezzo delle illusioni sono i grandi temi di questa straordinaria saga familiare. Bellissima anche la copertina, bella. Sono anni fatti di speranze, di lotte, di sofferenze, di grandi sogni. Pochi sono in grado di raccontare come Doris Lessing cosa ha fatto il mondo in quegli anni e cosa quegli anni hanno fatto al mondo, e le passioni con cui l'attrice fa vivere i suoi personaggi li rende così umani e veri che sarà difficile dimenticarli. Chissà. Negli anni 80... passiamo all'ultimo libro, un libro ad Elfi, Villa Ventosa di Anne Finfine, di questo anche non ho visto recensioni, non ho visto trama, non ho visto niente. Parla, i numerosi lettori di Lo diciamo a Liddy sanno che nessuno più di Anne Finn, di questa autrice, ha la sovrana capacità di raccontare i legami familiari, soprattutto nei loro aspetti sordi e inconfessabili. Questa volta al centro non c'è solo un gruppo di parenti, ma un luogo che in qualche modo è l'emblema di tutti loro, Villa Ventosa, per l'appunto, una dimora di campagna circondata da un incantevole parco che viene sistematicamente devastato dalla furia della padrona di casa, l'eccentrica Lilith Collett, che nella sua vita ha detestato ogni istante in cui ha dovuto essere madre. Ma per i quattro figli viene il momento della rivolta, complici l'omosessualità di William e il promesso sposo di Barbara, un seducente cameriere spagnolo dall'improbabile nome di Miguel Angel, tanto basta perché si scateni una trascinante sequenza di eventi comici dove l'arte di Anne Finn ci induce ad appassionarci ai segreti, alle disavventure di tutti i membri della famiglia. È bello, una saga familiare, intrecci di famiglia, mi piace. Credo di aver finito qua i miei libri. Altri libri che mi hanno inviato le case editrici sono nella mia casa al mare, appena poi porterò qua, mi sono dimenticata di portarli, ve li mostrerò. Comunque aspettatevi altri book haul, perché ho intenzione di fare altri giri, e poi nulla, scrivetemi nei commenti se avete letto qualche libro di questi, cosa ne pensate. Come vi ho già detto, io non vi prometterò più che non comprerò più libri, perché tanto non la mantengo mai, le mie parole sono al vento, e io vi ringrazio di avermi ascoltata fino a qua, vi mando un bacione come sempre, ci vediamo al prossimo video. Mettete un like se vi è piaciuto, se siete arrivati fino a qua, se vi è piaciuto il video, interagiamo un po', seguitemi anche su Instagram, che è Kabooklover, dove là sono molto molto più attiva, e grazie, ciao, al prossimo video.